5, quindi presentazione del documento preliminare del piano strategico Unione Romagna Fiorentina 2020 e poi c'è Carina, e 2030. In realtà, come potete immaginare, questa è una tematica che per delega segue direttamente il sindaco come ambito politico all'interno dell'Unione dei Comuni. Inizia questo percorso di condivisione di questo documento importante, strategico per la Romagna Fiorentina del futuro. Chiedo al segretario Pupillo se vuole illustrarci quelli che saranno i prossimi passaggi tecnici e formali per appunto arrivare poi alla redazione di questo piano. Grazie Presidente, faccio una breve così disamina di un tema che inizia con questa presentazione nei consigli comunali, che doveva far partire eventualmente una discussione, una discussione che si svilupperà nel tempo, partito dalla giunta dell'Unione della Romagna Fiorentina. È stato inviato un elaborato di poche pagine che dà un po' di linea di quello che è il percorso che si vuole intraprendere nei prossimi 10 anni almeno, quindi è un qualcosa di futuro e non di attuale dal punto di vista diciamo sia politico che amministrativo. E il sindaco di Faenza Marpezzi lo aveva inviato con una mail del 4 ottobre, chi magari se lo sia perso, la data è quella, dicendo proprio carissimi assessori, carissimi consiglieri comunali, l'ha mandato un po' a tutti quanti, presentando quello che è un percorso partecipativo che si vuole iniziare per intraprendere le azioni per lo sviluppo del territorio inteso nell'ampiezza dell'attuale Unione, che ha effettivamente già in partenza, per quello che sta sviluppando in questo periodo, con queste convenzioni che hanno messo insieme tutti i servizi, tutte le funzioni, già è una partenza di mettere insieme dei territori con degli obiettivi, con delle finalità particolarmente nuove. Gli obiettivi, viene spiegato in questo documento, saranno anche costruiti man mano che si va avanti. Siccome diciamo appunto oggi non c'è il sindaco, il documento, se volete discuterlo, si potrà fare sia oggi sia in futuro. Velocemente, tanto per avere un'idea, i capitoletti del documento sono lo spiegare la filosofia del piano strategico, che è quello di costruire appunto la base per l'elaborazione di piani triennali di sviluppo, e ambisce a essere costruito con l'apporto di tutte le forze politiche. Cioè è chiaro a tutti gli attori politici in campo che l'ambizione è quella che non sia un qualcosa costruito soltanto da una parte politica in un momento storico o un altro, diciamo, che vince delle elezioni, ma che sia nell'interesse di tutti e di tutte le forze politiche, di tutti gli stakeholders, di tutte le forze che operano nel territorio. Quindi avere una cooperazione negoziata di tutti gli attori, e l'idea è quella di costituire una cabina di regia e anche dei team incaricati che si concentrino su determinati temi. I temi sono poi previsti nella ultima parte, diciamo, le schede progettuali partono dai temi tradizionali, quindi ragionare e sviluppare partendo da quello che si ha già, quali possono essere le politiche per l'urbanistica, per la mobilità, per l'ambiente, per le infrastrutture, per la cultura, per le politiche sociali, e poi temi innovativi declinati diciamo in termini il territorio che produce, il territorio che attrae, il territorio che accoglie, ecco. Diciamo che poi dà una molta importanza all'aspetto della comunicazione e al coinvolgimento, chiaramente. Non dovrebbe rimanere una qualcosa soltanto sulla carta, ma dovrebbe essere qualcosa che, partendo dal basso, col coinvolgimento di tutti, riesce anche a dare senso a un problema democratico che probabilmente c'è. Bisogna interessare sempre di più i cittadini alla cosa pubblica.
questa è un po' la filosofia di un documento che attualmente è un documento leggero che tenetelo diciamo a vostra disposizione, tenetelo presente, perché da qui parte, tra l'altro si chiederà un supporto, visto che l'esperienza dell'Unione, della Romania Fiorentina è stata presa a riferimento anche a livello nazionale, ci sarà probabilmente un supporto di strutture del Ministero della Regione, Herbert, cos'è regionale la Herbert, ecco, quindi a breve ci si incontrerà con Herbert e quindi state tutti sintonizzati, io sono un tecnico, non sono parte politica, spero di avere, diciamo così, brevemente, non era una discussione giuridica su cui io mi accingevo a fare, era un discorso proprio di ragionare, di mettere a tutti, io comunque ci credo pure a questa a questo tipo di lavoro che si fa sul territorio, si lavora da tecnici, si lavora da politici, io spero di contribuire pure io da parte mia. Se per me insomma penso di finire qui, se mi volete chiedere altro, qualche altra notizia ve la posso dare. Grazie segretario, questo non va in votazione, giusto? No, è una discussione, se ci sono interventi su questo punto, altrimenti passerei all'ordine del giorno successivo numero 6, quindi ordine del giorno richiesta finanziamento.